Benvenuti, sono Rosa Mininno, consigliere per la promozione della lettura del sindaco di Tivoli. Benvenuti a questo nuovo evento. Il progetto si intitola Premi Nobel Italiani ed è un progetto di ampio respiro. Partiremo adesso in dicembre 2021 e faremo poi altri incontri per tutto il 2022 fino a dicembre. I premi Nobel italiani sono 21. Noi inizieremo con Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, proprio in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Gli incontri saranno, se le condizioni sanitarie ce lo consentiranno, in presenza, registrati in modo che si possano vedere anche sul canale YouTube del Comune di Tivoli, oppure, come in questo caso, per Grazia Deledda, con video letture che verranno raccolte in una playlist che sarà visibile sul canale istituzionale del Comune di Tivoli, YouTube, dal 22 dicembre. A questo evento, come a tutti gli altri, parteciperanno i sottoscrittori del Patto per la lettura del Comune di Tivoli, scrittori, poeti del territorio di Tivoli, ma anche della Valle dell'Aniene e anche di altre città, giornalisti anche, e sono invitati a partecipare anche gli ambasciatori della lettura del Centro per il Libro, gruppo divulgatori del quale io faccio parte. Sono 21 questi eventi previsti proprio per questo progetto che ho elaborato. Ringrazio il sindaco Proietti per aver accolto la mia proposta, la commissione cultura, tutti gli operatori che collaborano con me dell'ufficio cultura alla realizzazione di questi eventi, gli operatori della biblioteca e naturalmente tutti coloro che parteciperanno a questi incontri. 21, vi dicevo, sono i premi Nobel italiani. Nel 1906 il premio Nobel per la medicina fu attribuito a Camillo Golgi. Nel 1906 il premio per la letteratura a Giosuè Carducci. Nel 1907 il premio Nobel per la pace a Ernesto Teodoro Moneta. Nel 1909 il Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi. Nel 1926 il Nobel per la letteratura a Grazia Deledda. Nel 1934 per la letteratura a Luigi Pirandello. Nel 1938 il Nobel per la fisica a Enrico Fermi. Nel 1957 a Daniel Bovet per la medicina. Nel 1959 a Emilio Segrè, Nobel per la fisica, nostro concittadino di Tivoli. Nel 1959 Nobel per la letteratura a Salvatore Quasimodo. Nel 1963 Nobel per la chimica a Giulio Natta. Nel 1969 per la medicina a Salvatore Luria. Nel 1975 a Renato Dulbecco, Nobel per la medicina. Nel 1975 Nobel per la letteratura a Eugenio Montale. Nel 1984 Nobel per la fisica a Carlo Rubbia. Nel 1985 Franco Modigliani, Nobel per l'economia. Nel 1986 Nobel per la medicina a Rita Levi Montalcini. Nel 1997 Nobel per la letteratura a Dario Fo. Nel 2002 Nobel per la fisica a Riccardo Giacconi. Nel 2007 Nobel per la medicina a Mario Capecchi. E quest'anno, 2021, Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. A ciascuno di questi premi Nobel, di questi scienziati e di questi letterati, noi dedicheremo appunto un incontro, un evento che riguarderà
la loro opera scientifica, la loro opera letteraria, ma anche la loro vita. E avremo modo di conoscervi. Io credo che questo veramente possa essere un omaggio all'ingegno italiano. Abbiamo bisogno di sottolineare anche queste capacità, queste possibilità, proprio per riprenderci da un momento storico ed economico molto difficile, ed è invece molto importante alimentare non solo la speranza di poter uscire da questa situazione così difficile, ma anche di fare appello alle nostre competenze scientifiche, alle nostre capacità letterarie, alla nostra cultura, che naturalmente si integra con quella internazionale, proprio per migliorare le condizioni e la situazione della nostra vita, la vita di tutti. Colgo l'occasione anche per augurare a tutti buon Natale e buon anno nuovo. Grazie e buona visione.